Our first speaker is Senator Laura Bottecci, who is the Questore del Senato della Repubblica. And she's going to speak about the Senate Impact Assessment Office. Let me thank you again for coming here. This is the second time we've met, and it's been a great pleasure to exchange our views about the future of Europe. And now we can talk about the future of impact evaluation. So thank you very much. Nell'ultimo anno il Senato della Repubblica ha ospitato la cerimonia di conferimento al professor Alberto Martini del premio internazionale intitolato a Peter Rossi. Sono molto lieta di ricordare oggi e di sottolineare il profondo significato di quella giornata, perché quella giornata rappresenta un tratto significativo di un percorso lungo e intenso. Un percorso culminato nella creazione dell'Ufficio di Valutazione d'Impatto, UVI, con l'obiettivo dichiarato di diffondere, sviluppare e potenziare la cultura della valutazione all'interno del perimetro istituzionale. Siamo partiti 3 anni fa. Con questa idea in qualche modo rivoluzionaria per un'istituzione italiana. Noi abbiamo iniziato a fare incontri e io credo che sia gli uffici e sia la parte politica che comunque si occupa ed è interessata a questa, e quindi alcuni parlamentari che leggono, che effettivamente si interessano, siano cresciuti tanto. Io sono cresciuta tanto. The politics is a separate issue. There's the facts and the science, and they can be mixed with political considerations and policy goals. We should also really help policymakers in designing better policies, in assessing the performances of policy reform they have introduced, and therefore to produce a continuous process of learning about how different policy measures apply in the real life and adapt and improve these policies. I spent 17 years in the US. I had the fortune to work with some of the best people in program evaluation. Then in a moment of folly, I came back to this dysfunctional country. Perhaps to reward me for this folly, last year I was given the Doug Rossi Award for program evaluation. Impact evaluation reduced to the collection of good stories. They, for the 700 euros they gave us, they didn't get anything, just some stories. Small things sometimes have an expected large effect. Recent experience in the Italian Senate has proven effective. Quei fondi sono stati bene spesi o potevano essere spesi meglio? E questa, in sintesi, la domanda: potevano essere spesi meglio? Per noi decisori politici, avere supporto di studi valutativi rigorosi effettuati su determinate misure significa infatti poter disporre di una strumentazione formidabile. Il vostro supporto e l'aiuto dei vostri studi è stato fondamentale per noi. Grazie ancora di cuore. Grazie a tutti.